me sembra che ci siano molte analogie con TAP. Abbiamo un territorio che immediatamente ha reagito. Qui oggi sono presenti 74 sindaci, altri non hanno ancora dato la loro disponibilità e la loro adesione, ma lo faranno nelle prossime ore. Quindi il territorio, la provincia, il presidente, le Proloco, le associazioni ambientaliste, sembrerebbe che siamo tutti d'accordo sul fatto che la bellezza di questo luogo, la bellezza della natura non è trattabile. Quindi discorso chiuso, senza neanche ulteriori discussioni. Poi abbiamo il livello regionale, dove devo dire le posizioni non sono ancora chiare. Io ci ho tenuto ad ascoltare la posizione del segretario provinciale del Partito Democratico, non a caso. Le posizioni in regioni non sono chiare. In questi giorni molti difensori di ufficio delle multinazionali, e non i difensori d'ufficio o i difensori del territorio che sono tutti qui, hanno iniziato a portare avanti le loro ragioni. Io ho presentato 3 mozioni, o meglio 2 mozioni e un'interrogazione. Un'interrogazione chiara, decisa, perché pubblicamente in un'istituzione vorrei che gli assessori competenti e il presidente Emiliano ci dicano chiaramente cosa ne pensano di questo impianto. Dopodiché ho presentato anche una mozione dove il Consiglio regionale impegni la Giunta regionale, il presidente Emiliano in primis, a combattere a tutti i livelli per dire no a questo scempio. E poi un'altra mozione ancora, dove vorremmo che impegnare la Regione Puglia a dire no a tutti gli impianti offshore che sono previsti, sono ben 12 in tutta la Regione Puglia, e questo è inaccettabile per una serie di motivi. Primo, la Puglia ha già dato, a causa di politiche scellerate degli ultimi 20 anni, la Regione Puglia oggi, numeri e dati alla mano, produce ben il 25% della produzione da fonti rinnovabili energetiche in Italia. Quindi una regione come la nostra, 25%. Quindi non ci sarebbe più da discutere. Ognuno deve dare il suo contributo alla nazione, ci mancherebbe altro. Ma noi abbiamo già dato, quindi non ci fate perdere ancora tempo. Andate altrove a trovare formule e soluzioni, perché non è una questione di NIMBY, come qualcuno dice, e se proprio dobbiamo dirlo, io sono per il NIMBY, non più a casa nostra, perché noi abbiamo già dato, se proprio dobbiamo dirla proprio tutta. Ed è il primo punto. L'altro aspetto molto importante, che parliamo di impianti offshore devastanti, non sono numeri a caso, le pale altrove sono di 80 metri, qui raggiungeranno i 300 metri, sapete quanti sono 300 metri? Qualcuno ha fatto riferimento alla Torre Eiffel, che è di 300 metri, è un palazzo di 100 piani, immaginate un palazzo di 100 piani, il più grande grattacielo d'Italia è di 213 metri, la piramide di Cheope è di 200 metri, cioè iniziamo a capire di cosa stiamo parlando. Poi questi aerogeneratori che sono previsti sono di 12 gigawatt, il doppio di quelli che sono regolarmente in funzione, sono enormi. Basterebbe la produzione di una sola pala eolica di queste dimensioni per fornire l'energia elettrica a tutto il Salento. Ma noi, deve essere chiarissimo, tutti l'hanno detto e lo voglio ribadire con più forza, noi siamo a favore delle energie rinnovabili, noi siamo a favore dell'energia pulita, noi siamo a favore di soluzioni che vengano incontro alle esigenze di tutti i cittadini, che possano essere un vantaggio per tutti noi, ma siamo contro alle speculazioni delle multinazionali che vengono qui solo per fare reddito. La storia si ripete. Ritorniamo all'analogia con TAP. Territorio tutto unito e tutto compatto. Regione
nicchia, assente, spesso distratta da tante altre cose, li metteremo le condizioni, i miei colleghi, di dirci esattamente da che parte stanno, perché ci sono le mozioni presentate in consiglio e bisogna votarle, e ognuno dei 50 consiglieri deve dire: io sono favorevole, io sono contrario. Qualcuno potrà dire: ma va bene, siamo contrari a questo, siamo favorevoli ad altro. Bene, ne ho fatto un'altra, quindi adesso diteci se siamo favorevoli a questo intanto, e poi diteci se siamo favorevoli o contrari a tutte le altre. Poi c'è il Parlamento italiano, missing, come per TAP. Dove sono i nostri 11 parlamentari? Dove sono? Qualcuno l'altra sera si è permesso di dire: ma preferite vedere le paleoliche o le, come si chiamano, le navi petroliere? Io preferisco vedere le paleoliche e non le petroliere, ragazzi, ma stiamo scherzando? Questa è la nostra classe dirigente che ci rappresenta in Parlamento, ma che se ne vadano a casa una volta per tutte, se ne vadano a casa. E ho sentito un bravo particolare, mi fa piacere, si è rinsavito. Succede di sbagliare, ma poi succede anche che uno si ferma, riflette, capisce, e capisce chi vuole difendere il territorio e chi invece fa politica per i propri interessi, ok? E dopo c'è il governo. Il governo vuole realizzare questi 12 impianti offshore. Il governo vuole realizzare questo parco eolico. Io ho avuto uno scambio di messaggi con il ministro Cingolani, persona che abbiamo apprezzato, abbiamo stimato, gli abbiamo anche assegnato la cittadinanza onoraria a Lecce. In prima battuta mi ha detto che non era a conoscenza di questo parco eolico, però poi mi ha detto: vedete che dopo le 12 miglia tutto è consentito, tutto è lecito e tutto sarà realizzato. Ho provato a spiegargli che qui non bastano neanche 50 miglia per poter rendere invisibile questo impatto tremendo, impossibile di accettare. E quindi il territorio combatte, attenzione, tutti uniti. Oggi qui il mio movimento si è fatto, diciamo, parte attiva, ma che sia chiaro, questa è la battaglia di un intero territorio, è quello che provo tra mille difficoltà a proporre da tanti anni. Infatti parlo spesso del partito del Salento, del partito di veda tutti uniti, cittadini salentini, tutti i sindaci, tutti gli amministratori, tutte le associazioni, tutti coloro i quali ancora credono in un futuro di questa terra, perché noi abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli un territorio più bello, possibilmente ancora più bello di quello che abbiamo trovato noi. Abbiamo un dovere di pensare che i nostri ragazzi possano costruirsi un futuro qui e non siano costretti ad andare via. E poi voglio concludere dando spazio agli altri sindaci, che questo spero che sia veramente l'avvio di una fase nuova, dove c'è una nuova consapevolezza da parte di tutti noi salentini, che se non ci pensiamo noi alla nostra terra non ci pensa nessuno. Quindi protagonisti, senza casacche, senza bandiere. Qualcuno dice che noi facciamo le manifestazioni e mettiamo le bandiere inibendo la partecipazione degli altri. Non è così. Noi facciamo le manifestazioni, invitiamo tutti e chiediamo a tutti di portare le loro bandiere, perché ognuno deve essere orgoglioso del proprio vessillo, della propria identità politica. Io sono felice, orgoglioso di essere il presidente del mio movimento ed è giusto che debba sfoggiare questo orgoglio, cosa che è giusto che facciano anche tutti gli altri. Quindi l'invito è a sciogliersi una volta per tutte, a rilassarsi e di partecipare in maniera unitaria a tutte le manifestazioni che ci saranno d'ora in avanti, perché la battaglia purtroppo, ahimè, è ancora solo all'inizio. Grazie.